Allora, sono qua in Solidworks, ho aperto questo lavoro fatto dal mio alunno e mi ritrovo come primo errore, cioè questo dove subito lampante, al di là del fatto che non è un albero scanalato a fianchi paralleli, ma è a fianchi inclinati, perché questo con questo, al di là di quello, 60 gradi, ma non parallelo. Però c'è anche questo, e questo vado a vedere. Qui ci sono tutti i 5 smussi, manca il sesto. Però questa parete è inclinata così. E niente, vado a vedere. Se vado a vedere la parete, vado a vedere cosa ha fatto. E in pratica gli smussi, questo qua non doveva cliccare qua, non si è accorto che doveva cliccare qui. E dunque mi arriva uno smusso. Doveva essere qua, non qui. Perché qui sono tutti e 5 smussati, tranne qua, e questo è l'unico spostato così. E più c'è quest'altro co questa cosa qui che è stranissima. È stranissima perché è stranissima. Sì, bisognerebbe capire questo qui, come mai di qua è staccato, vabbè, fa niente, ma quello vabbè, probabilmente c'era qualche problema sulle configurazioni, però io vado a fare qua, se tiro su questo, qua lui non si è accorto, c'era già lo smusso. Ok, questo è quello che ha sbagliato. Poi mi ha fatto gli smussi qui e poi mi ha rifatto gli stessi smussi qua dove mancavano. Dove? Sì, da una parte dove mancavano, ma qui non mancavano e dunque mi ha fatto lo smusso sullo smusso, venne arrivando a creare questa superficie stranissima. E non si è accorto dell'errore, perché se io vado a togliere qui, cioè questi qua, è inutile, no? Al di là che io qui non avrei fatto gli smussi e l'avrei lasciato così, e così, se io vado a tagliare qui, questo lo tiro via e questo lo tiro via. Qui sarebbe ritornato tutto normale, naturalmente questo qui invece vado qui, questo qui non mi serve, adesso andiamo a vedere, questo qui non mi serve, ma mi serve questo. Sarebbe stato tutto più, e poi due qui, uno qui, l'altro qui, che ci sia solo uno smusso che prenda tutti, ecco, mi sembra un po' più razionale lavorare così, ecco, dopo qui bisognerebbe indagare bene questo taglio, perché questo taglio comunque poi andare, bisognerebbe capirlo bene dopo come mai qui c'è questo taglio, bisognerebbe capire perché poi qui è stato fatto le configurazioni. Qui non viene tagliato, dunque è una cosa delicata qui. Io metterei magari tutti i corpi, però qui bisogna sapere, dopo bisogna guardare tutte le configurazioni perché lui ha creato, vabbè qua c'è l'errore per quello lì, ha creato una serie di configurazioni qui. E dunque, come si vedono qua, questo è, bisognerebbe guardarle una a una, cioè è un lavoro un pochino. Partendo da quello iniziale, vedere cosa intendeva lui, però mi sembrano un po' errori superficialità, ecco, nel senso che non, al di là di questi qua così erano tolti e questo accordo qui poi non c'è, manca un bordo e non c'è proprio da nessuna parte. Dopo bisognerebbe 0,20, probabilmente era qui.
Però qui non voglio dare un giudizio, però il discorso invece è su questi qua che mi sembrano errori proprio di mancanza di attenzione, cioè di superficialità, ecco, nel senso che insomma, qui con un po' di attenzione non c'erano tutti questi problemi qua, ecco, vabbè, che comunque il lavoro è stato fatto, nel senso che comunque le configurazioni, dunque un po', cioè l'intenzione di lavorare c'era, non è stata una cosa banale, ecco, però questa superficialità su potevo andare anche a non fare sti sbussi e questi raccordi, tanto che qui in realtà c'è una rientranza, non è che un raccordo così come. E vabbè, il lavoro è poi grave, è questo a mio avviso, questo qua che sono a 60 gradi, questo insomma, vabbè. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.